Ciao a tutti e benvenuti su Radio Regione. Io sono Gilda Di Spirito e vi terrò compagnia con tante storie e interviste davvero interessanti. Ci spostiamo e andiamo in Campania, dove parleremo di un magazine online sul turismo. Lo faremo proprio in compagnia ai due ideatori di questo magazine, a cui do subito il benvenuto. Eccoli qua, Luca Casaburi e Lianet Padilla. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao, grazie mille per averci ospitato. Grazie Davvero. dell'invito. Grazie a voi per essere qui oggi. Allora, ragazzi, io lancio subito il primo hashtag di oggi, hashtag turismo ricerca attiva. Ecco, di cosa stiamo parlando, Luca? Allora, state parlando di un magazine online dedicato esclusivamente al turismo lento. Ci occupiamo principalmente di promuovere il territorio campano, ma non solo, diciamo anche al di fuori della Campania e tutta Italia. E cerchiamo di dare consigli su luoghi da visitare, dove soggiornare, le strutture a disposizione per appunto il turismo lento, quali quindi il turismo a piedi, quindi l'escursionismo, il trekking e il cicloturismo, il mountain bike e così via. Quindi diciamo questo è il nostro obiettivo: dare informazioni e aiutare chi piace viaggiare e aiutare le strutture sul territorio. Ah, perfetto. Allora, Lianet, come è iniziata questa vostra collaborazione e anche questa vostra idea? Allora, tutto è nato da... L'auricolare, mi raccomando, Scusa, Lianet. scusa, scusa. Tutto è nato da una passione, nel senso che noi ci piace fare sempre queste uscite ogni fine settimana e via, da qui è nato tutto. Per cui abbiamo iniziato in un primo momento a raccontare le nostre escursioni e poi abbiamo avuto l'idea di fare questo magazine. Ecco, perfetto, quindi tutto quasi per caso è Sì, per iniziato caso, allora. è nato dalla nostra passione di sempre di viaggiare, di stare sempre in movimento, di stare con lo zaino nella spalla, stare in bici, e Ah, da qui è ok, nato perfetto. tutto. Ecco, quindi hashtag turismo e hashtag, come stiamo dicendo spesso quest'anno, viaggiamo in Italia. Ecco, perché i nostri ascoltatori dovrebbero leggere il vostro magazine, ragazzi? Beh, diciamo, siamo differenti dagli altri, perché in fin dei conti, Sì. appunto, In che modo però? è nato tutto perché abbiamo cominciato a raccontare i nostri viaggi. Sì. Ci siamo riflettuti anche un po' nel nuovo paradigma che c'è internet, quindi nel turismo emozionale. Quindi cerchiamo di, con testo, con immagini, video, di trasmettere le nostre emozioni ai lettori e ai visualizzatori, ai nostri utenti, ai nostri Certo. follower, affinché appunto riusciamo a trasmettere quello che noi proviamo quando visitiamo nuovi luoghi o rivisitiamo luoghi in tempi differenti. Certo. Diciamo, questa è la nostra chiave, cercare di trasmettere le emozioni e poi appunto dare consigli. Ecco, Quindi questo è non è importante, certo. esatto. Perché un viaggiatore, anche alle prime armi, si può trovare in difficoltà dove dormire, È dove vero. soggiornare, dove mangiare, oppure quanto costa un viaggio per un determinato posto. E quindi E voi siete lì ovviamente a esatto. consigliare. Allora, invece, Lianet, parlando proprio dei social, ecco, quanto sono importanti per voi i social e comunicare anche attraverso essi? Allora, nel nostro caso è molto molto importante, anche perché noi comunichiamo con i social. Scusa. Per noi, come dicevo prima, è molto importante anche perché noi comunichiamo con i social e ci piace trasmettere le nostre emozioni e proprio sui social tutto quello che facciamo, anche perché poi è molto importante far capire quello che facciamo e E in quanto che modo possiamo. anche lo fate, certo. Sì, in che modo, sì. Poi, anche perché ci piace che le persone possano capire il re. Scusate un attimo, devo un po' piazzare le idee.
No, non ti preoccupare, tranquilla. No, ho capito, comunque per voi sono indispensabili i social proprio per far sì che il vostro messaggio arrivi a chiunque vi segua, giusto? Sì. Ecco, e questo è importante, Luca. Sì, sì, esatto, perché poi appunto, come ho detto, noi promuoviamo anche, nel senso che promuoviamo le strutture che ci ospitano o che ci invitano, certo. Anche eventi, cioè non è solo il semplice luogo da visitare, ma anche eventi. Sì, certo. Bene, allora a questo punto passare le informazioni giuste al momento giusto con i social è importante. Esatto, assolutamente. Allora, parlando proprio di social, a questo punto vediamo proprio le vostre pagine social, così i nostri ascoltatori possono poi andare a curiosare e vedere tutto ciò che voi consigliate all'interno del vostro magazine e soprattutto che consigliate sul turismo, quindi sui viaggi e su tutto ciò che è inerente ovviamente al turismo in generale. E poi potrete proprio condividere questa video intervista all'interno delle vostre pagine social, poi so che avete anche il sito, quindi diamo anche il sito proprio per far sì che più persone possano conoscere il vostro mondo, il vostro magazine in questo caso. Allora diamo subito le pagine, andate pure su Facebook e scrivete Turismo Ricerca Attiva oppure su Instagram turismo.ricercaattiva o addirittura potete andare direttamente sul sito www.turismo.ricercaattiva.it. Quindi per maggiori informazioni o per qualsiasi cosa inerente al turismo, quindi consigli o altro, potete rivolgervi proprio a queste pagine e chiedere sia a Luca Casaburi che a Lianet Padilla maggiori informazioni. Bene ragazzi, io vi ringrazio, grazie di essere stati con noi e ovviamente non mi resta che augurarvi un in bocca al lupo per questo vostro piccolo grande passo. Ok, grazie a te che ci hai ospitato. Grazie a voi. Grazie. A prestissimo. Rimanete sempre con noi su Radio Regione con tante storie e interviste per voi, non mancate.